Mario Borghese. Sono qui in Molise alla ricerca di alcuni dei locali più caratteristici di questa splendida regione. I locali verranno giudicati per conto, servizio, location e menù. Insieme a me, a valutare i locali, ci sarà una troupe di giudici professionisti. Giovanni da Cercemaggiore, Marco da Napoli, Michele da Jelsi e Sborris da Acquaviva di Isernia. Amici, attenzione però, perché il mio voto può confermare o ribaltare il risultato. Seguitemi. La prima tappa del nostro viaggio sarà nel paese dove la virilità degli abitanti del luogo si misura nella famosa gara del lancio del cacio, o meglio, la pezza de cacio. Ad aspettarci a Vinchiaturo ci sarà UEA nel suo locale, la birreria L'Antico Barro Rio. Buongiorno. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Ma sei tu la proprietaria? No, è UEA. UEA. Sta arrivando. Buongiorno. Ah, buongiorno, ma sei tu UEA? Sì. Ah, UEA. E perché ti chiamano così? Giochi bene a calcio? È una vecchia storia. Ah, bene. Ciao, piacere. Sono Mario Borghese. Stiamo girando il Molise alla ricerca dei locali più caratteristici. Abbiamo chiesto qui in giro e ci hanno detto di venire da te. Bravo, sei nel posto giusto. Iniziamo con questo. Ah, bene. È semplicemente la nostra pizza salata che si sposa con la mortadella e con la birra. Wow, la pizza è buona. Adesso proviamo la birra. Ecco cos'è un bel risveglio muscolare. Birra e focaccia con mortadella. Amici, se queste sono le premesse, questo Molise ci riserverà molte piacevoli sorprese. Ma sarà molto impegnativo arrivare sobri alla fine della giornata. Ma ora torniamo a noi. Caro UEA, io e la mia giuria ti giudicheremo per il menù, la location, il servizio e il conto. Ma attenzione, il mio voto potrà confermare o ribaltare tutto. Sotto ora con le votazioni. Il taccuino gira da una mano all'altra. I giudici dovranno essere il più possibile imparziali, buoni ma anche severi. Non dovranno farsi cogliere impreparati dalle emozioni che certamente scaturiranno in questo tour enogastronomico. Però ragazzi, bel locale questo di UEA, ha più di 6 birre alla spina. Io per il menù gli darei un bel 10. Una vasta scelta di birre alla spina ed uno spuntino offerto dal nostro UEA avranno certamente colpito i nostri esperti giudici. Ciao cara UEA, complimenti per il locale, ti faremo sapere. Ciao! Dopo Vinchiaturo si va a Cercemaggiore, dove anche d'estate si possono raggiungere temperature polari. Comune famoso per la festa del 2 luglio, in onore di Santa Maria della Libera, dove sfila la preziosa statua lignea risalente al XIV secolo. Prosegue il nostro tour e dopo la mattutina rifocillata anche il nostro fedele pulmino ha bisogno di abbeverarsi. Oh raga, ma qua non funziona. Io conosco un posto, andiamo a farci un bicchiere, dai, scendiamo. Ad aspettarci ci sarà Domenico nel suo locale Val di Susi. Buongiorno. Salve, salve. Buongiorno. 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 Scusate, ma il barista dov'è? Sta qua, sta a dormire. Lo chiamo? Ve lo chiamo? Sì, sì, sì. Domenico! Domenico! Qui! Oh, ci sono delle signorine! Signorina! Vai! Vai! Ma tu stai a sentire? Ma sono tutto!
su uomo di piena pietra, no? Guardi, che volete? Non te ne presento, no? Che facete? Ciao, sono Ciao. Mario Borghese. Stiamo girando il Molise alla ricerca dei locali più caratteristici. Siamo trovati qui a Cercemaggiore e mi hanno detto di passare da te. Oh, grazie. Posso finire una birra Verone? Valuteremo in questo locale menù, servizio, location e conto. Nico, per favore, prendete 4 bicchieri del frigorifero. So che no. Bene ragazzi, e adesso valutate. Salute ragazzi. Salute. Scusate, non è che mi serve un mazzo di carte. No, grazie Domenico. Anzi, parlami un po' di te. Io sono andato in America, avevo 18 anni. Sono stato 15 years a New York. Ho fatto un po' di soldi, sono tornato in Italia, abbiamo fatto questo bar. E adesso sto lavorando qua, cerchiamo di andare avanti un po' la meglio. Non è come l'America però, ci divertiamo lo stesso. No, beh, quando è finito la birra ci andiamo noi. Facciamo delle belle serate, ci divertiamo. Bravo Domenico, bella storia e bellissimo locale, si merita un bel 10. Sembra proprio che il clima casalingo di questo locale abbia colpito i giudici. O forse sarà stato il tocco di classe dei bicchieri nel congelatore? Ciao Domenico! Ciao! Arrivederci, ti faremo sapere. Va bene, grazie di tutto, mi ha fatto piacere. Ciao, buone cose, buona giornata, alla prossima! Ora ci dirigiamo a Jersey, il paese delle feste. Sarà forse per le sue origini zingare? Fra le innumerevoli feste, quella che spicca è sicuramente la festa del grano in onore di Sant'Anna, che si tiene ogni 26 di luglio. Quel giorno l'intero paese viene letteralmente ricoperto di turisti e di grano. Ad aspettarci ci sarà Gianni, meglio conosciuto come Juanito, nel suo locale Andare Oltre. Ciao, sono Mario Borghese. Siamo in giro per il Molise alla ricerca di locali tipici. Siamo di passaggio a Jersey e abbiamo chiesto e ci hanno detto di venire qui da te. Ci metti un paio di birre? Quali birre? Solo vecchia Romagna. Ana, vieni. Pensa tu se poi ci scappa un kiss. O se poi per caso mi dici yes. Salute. Salute. Salute! Bene, parlaci un po' di te e il tuo locale. Mi chiamo Gianni, degli amici Juanito. Benvenuto al bar Andare Oltre, un locale per pochi, quasi per nessuno. E... bene. Bravo, mi piaci. Allora giudici, adesso dovete votare per il menù, per la location, per il servizio e per il conto. Ma ricordate che il mio voto può confermare o ribaltare il risultato. Oltre alla musica di un certo livello, alla simpatia di Juanito, Ana ha fatto innamorare proprio tutti. Avrà tutto questo un riscontro positivo sui nostri giudici? Ragazzi, secondo me questo bar Andare Oltre per il servizio si merita un bel 10. Mamma Zofish on the beach, sotto sole la pelle brucia, sotto luna ancora di più. Quando fu riflesso sopra il mare, senza fare love non si può stare. Con due tipi così dietro al bancone, il bar Andare Oltre nel servizio non poteva che prendere il massimo dei voti. L'ultima tappa del nostro viaggio sarà Riccia, conosciuta per la festa dell'uva che si tiene la seconda domenica di settembre, dove si sa come si va, ma non si sa come si torna. Ad aspettarci ci sarà Florino nel suo bar Cuparelle. Sinceramente ragazzi, dopo questo giro di vecchia Romagna, dubito che i miei giudici riusciranno ancora a reggere la penna in mano nel prossimo bar. Sarà dura, ma ci riusciremo.
riuscire. Come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Tutto sono bene. Qui con la mia giuria. Mi fa piacere, Florindo. Siamo venuti per valutare il tuo locale. Cosa ci fai provare? Mi fa piacere. E qui si vende della ottima birra, ciò. Però visto che c'è quest'ottimo cacio d'aranda. Ah, bene. Secondo me un buon vino ci sta bene, un buon vino rosso. Per Florindo. Buongiorno. Florindo. Ma dimmi un po', raccontami un po' di questo locale. Mario, questo è uno dei locali più storici di Riccia. Cioè... Come mai si chiama così? Bar Cuparelle? Da cosa Cuparelle, Cuparelle sono, proviene dalle Cuparelle delle Api, un locale piccolo, accogliente, caloroso. Bene. Bravo Florindo, mi piace. Stasera ti valuteremo per menù, servizio, location e conto. A proposito, ma quanto abbiamo pagato stasera? No, tranquillo, no, già sta tutto pagato. No. Ah, bene. Allora, giudici, adesso è l'ora di votare. Ma ricordate bene che il mio voto può confermare o ribaltare il risultato. Certo che bere vino nella città della Festa dell'Uva e mangiare caciocavallo, orgoglio del territorio morisano, il tutto senza spendere un euro, farà guadagnare sicuramente a questo locale molti punti. Questo Bar Cuparelle mi piace molto. Io al conto gli darei un bel 10. Locale piccolo, caldo e conveniente. Infatti non abbiamo speso praticamente nulla. Insomma, in questo bar possiamo dire che l'ospitalità è il suo maggior punto di forza. Cari amici, è giunto il momento di arrivare al dunque. È l'ora della verità. I giudici, seppur con molti dubbi e tante difficoltà, trovandosi di fronte locali caratteristici, con un personale esperto e pieno di passione e amore per il proprio lavoro, hanno dovuto votare per decretare la classifica provvisoria. Ora tocca a me confermare o ribaltare quanto da loro deciso. Dopo mille pensieri, mille bevute, mille perplessità, alla fine sono arrivato ad una conclusione. Nessuno ha vinto e nessuno ha perso. A trionfare è stato il Molise. Terra stupenda, ospitale e passionale. Troverete persone con un cuore enorme che vi faranno sentire sempre in famiglia. Si dice che quando vieni in Molise piangi tre volte. Quando arrivi, quando te ne vai, ma soprattutto quando ti pesi. E allora, voglio, in Molise ci volete venire o no? Come dico? Boh. Ciao. Non mi ha dato la mano. Sono qui già da mezz'ora. Non mi piace la loro. Riprendo la fangura. Guarda Mario, basta. Mamma mia, sbocciato!